In questo video vi insegnerò a leggere l'aria in Giappone. Tranquilli, non sono diventato scemo, è un concetto molto legato alla cultura nipponica. Credetemi, fidatevi. Lasciatemi un mi piace sulla fiducia e iniziamo subito. Ciao ragazzi, ve l'avevo promesso e finalmente eccoci qui a parlare di questo argomento. È un argomento veramente inserito nella cultura giapponese. Sono davvero emozionato di potervene parlare perché è una cosa che ho sperimentato sulla mia pelle. Anch'io devo dire che ho avuto tanti problemi a capire questa cosa. Ancora oggi non riesco a capirla forse perfettamente, anche se mi impegno ogni giorno per cercare di capirla di più e cercare di integrarmi meglio in Giappone, però è davvero una piccola sfumatura di questa cultura, della cultura nipponica, che è difficile da comprendere. Infatti in questo video vi farò vedere anche degli esempi per potervela spiegare meglio. Si tratta del saper leggere l'aria, o detto in giapponese, Kukyo-yomu. Allora, saper leggere l'aria probabilmente è un concetto che forse abbiamo pure in Italia. Per esempio, se sei in un gruppo di persone che stanno parlando, tu non è che ti inserisci proprio all'ultimo dicendo una cosa a caso che non c'entra nulla con quello che stanno dicendo. O perlomeno dovresti cercare magari di dire qualcosa di inerente alla conversazione che stanno facendo le altre persone, per non sembrare un maleducato. Ma c'è da dire che nel paese del sollevante questi standard di lettura sono davvero a dei livelli molto più alti e molti stranieri fanno davvero fatica a comprendere le diverse situazioni. C'è da dire che non è facile capire che cosa sta pensando un'altra persona, interpretare il suo sguardo o le sue movenze. Per esempio, basta anche un'occhiata per mostrarsi magari poco interessati, annoiati o anche scocciati in alcune circostanze. Guardate questa foto. Avete capito, immagino, no? Senza contare che comunque il body language in Giappone è diverso da quello che noi abbiamo in Italia o comunque in generale da quello che noi utilizziamo in Occidente. Se vi ricordate, vi avevo fatto anche un video sui diversi gesti in Giappone. Per esempio questo, vi ricordate che cosa voleva dire? Oppure questo, scrivetemelo nei commenti. Chi non se lo ricordasse, andatevelo a vedere e fatevi un bel ripasso. Spesso la parola kukyo-yomenai, ovvero non saper leggere l'aria, è una caratteristica che purtroppo viene spesso associata agli stranieri. Ma secondo me è davvero importante cercare di capire queste diverse sfaccettature in ogni circostanza e in ogni situazione. So che magari alcune volte sarà difficile o anche impossibile pure per me, però secondo me se volete integrarvi c'è davvero bisogno di impegno e dovete sforzarvi per capire le altre persone. In Giappone è davvero una cosa necessaria e fondamentale, sia per fare delle amicizie, sia per vivere bene in Giappone e anche sul lavoro. Quindi dovete davvero imparare a leggere tra le righe per evitare di fare delle figuracce, perché come sapete i giapponesi, anche per il discorso dell'onni o tatemae, non vi daranno mai un no secco. Perché non vogliono appunto rovinare l'atmosfera o non vogliono ferire i vostri sentimenti, però sta a voi capire che cosa l'interlocutore vi voglia comunicare. Inoltre, il non saper leggere l'aria può verificarsi anche come una mancanza di educazione in alcune situazioni specifiche, per esempio questa. Ma per dirne un'altra, anche mettersi in un santuario, alzarsi la maglietta, fare le capriole, dei balletti, registrare dei video, come ha fatto un famoso youtuber. Io posso capire che lo straniero in questione, non gliene sto facendo assolutamente una colpa, probabilmente era all'aperto e non si è reso conto che il luogo in cui si trovava fosse un luogo sacro. Quei tori sono i portali per i kami, ovvero le divinità shintoiste. Quindi non ci si mette a fare video, capito? Non vi dirò il nome perché sinceramente non è una persona che si merita nessun astio, odio, cioè era assolutamente una cosa che ha fatto e non si è resa conto. Però ragazzi, voi che mi seguite, preferirei che se vi recate in Giappone evitate di fare queste figuracce sociali, quindi ho preferito dirvelo, ecco. Puoi essere KY con i tuoi amici giapponesi, magari in un posto chiuso e non in pubblico. Bisogna davvero fare attenzione a comportarsi in quel modo in una situazione magari lavorativa o religiosa. Per potervi spiegare questo concetto,
aspetto, perché devo dire che è veramente difficile spiegarvelo senza farvi vedere concretamente di che cosa sto parlando. Ho deciso di prendere una scena che vi mostrerò e vi tradurrò con i sottotitoli di questo telefilm giapponese che si chiama Osen. Vi faccio soltanto la premessa per dirvi un po' il setting. I personaggi che sono seduti lì al tavolo all'inizio, che stanno mangiando il sukiyaki, che è un piatto tipico giapponese, sono tutti dei dipendenti di questo ristorante che si chiama Isshōan. Il ragazzo con il cappello che entra dopo è un amico di loro, comunque un conoscente, mentre l'altra persona che arriva è il suo ospite. In questa clip vedrete alcuni esempi di comportamenti KY, ossia Kuki Yomenai, ovvero di gente che non sa leggere l'aria, e tutto ciò viene menzionato ad alta voce. Il telefilm mostra come non tutte le persone giapponesi sanno che cosa vuol dire KY. Infatti, se vedete, c'è una donna che non sa che cosa volesse dire e poi l'altra signora le dice: ah, KY sta per Kuki Yomenai, allora capisce. Guardando questo video spero davvero che vi renderete conto di cosa significa la parola appunto KY e che cosa significa saper interpretare o meno l'aria che vi circonda. Ovviamente non tutti reagiscono in questo modo in Giappone, si tratta comunque di un telefilm e ho preso una scena specifica proprio per farvi capire questo concetto. La maggior parte dei giapponesi, infatti, in una situazione analoga resterebbe zitta, tirerebbe magari delle occhiatacce, però non direbbe niente e probabilmente cercherà in tutti i modi di cambiare argomento, ecco. どうしたんだからよ。ちょっと気使ってネギでも食ってろよ、お前。そういやさ、一生庵ってこんだてに鍋がないですけど、なんでなんですか。んなこともわかんねえの。よっちゃんはおせんさんと鍋つついたことなかったよね。うん、ああ、ないっすね。もしよっちゃんがおせんさんと鍋食べたら手出す？お肉入れたり割り下足したり。ああ、絶対しないっす。どうして？ どうしてって、おせんさんに任せた方が絶対うまいっしょ。うん。あ、だから、鍋やればいいじゃないですか。儲かるし。ダメだこれ。もう、あとはもう、てめえで考えない。ちょっと、飛んだ！春菊はもう、後立ってばさ。うっせぇ、この。やってるな。うまそうだな、おい。なんでじんさんが。うん、ちょいと聞きつけたのよ。俺は目だけじゃねえ、耳もいいんだよ。飛んだけ地獄耳なんすか。おい、卵。玉ちゃん、卵。 まだでしょ。あれ、すいません。あ、似てる。ごめんごめん。あのね、この人ね、さっき初めて居酒屋で会ったんだけどさ、パッと見はなんだか冴えない男なんだけど、噛めば噛むほど味の出る妙な男なんだよ。面白いから連れてきちゃった。変な紹介されましたけど、私 大和と申します。皆さんね、聞けば一生庵の方だとか、一生庵といえば知る人ぞ知る名店じゃないですか。まあいいからいいから、遠慮しないで食べなさい。ああ、言うな。すき焼きか。いや、僕ね、すき焼きってのはえらく不細工な料理だと思うんですよ。不細工？だってそうでしょ。 せっかくいい肉なのに砂糖やら醤油やらバンバン入れて揚げ句野菜が豆腐だって、これもそれ焼きじゃない、ただの凝った煮だ。であれでしょ、ただただ肉が柔らかければ喜んで、そんなのナンセンスじゃないですか。おいおい、鶴見君。いや、あのね、本当にいいお肉を美味しく食べるんだったらステーキが一番ですよ。味付けは塩と胡椒だけで、肉本来の歯ごたえと味を楽しむわけです。なんなんこの人。うわー、なんだっけ最近流行ってる。やばい。 空気読めない人だ。あんたさ、うちらが楽しくここで食べてんのに、すき焼きのこと悪く言うな。いやいやいや、ちょっと言い過ぎたかもしれない。でも私はすき焼きは断固否定します。誰だこんなやつ連れてきたの。あんたでしょ。まあ確かにすき焼きってこうワイワイ食うにはいいんだけどよ、最後にはなんかごったにみたいになっちまって飽きしまうんだよな。そうそう、いいね君。ひょっとして板長さん。いや、橋さばきがさっきからいいなと思ってたの。板長。 お肉追加お待たせしました。あ、頼んでませんか。あ、いいないいない、パチパチ。これね、今日突然お邪魔してしまった僕のお詫びですから。まあ KY な私ですが、ここのお代も全部私が持ちますんで。おい、お肉だぞ。それじゃ私はこれで失敬します。またどっかで。何なんですかあの人。<笑>
spero che in qualche modo sono riuscito a farvi comprendere questo concetto. So che probabilmente non sarà facile, perché se non vivete in Giappone, insomma, non è così semplice capire un concetto così legato alla cultura nipponica, però davvero l'ho fatta la mia missione qui su YouTube, cercare di farvi capire tutto quello che so del Giappone, tutto quello che ho passato, tutto quello che ho conosciuto. Ragazzi, è successo anche a me di sbagliare, di non leggere alcune situazioni, quindi è perfettamente normale. Mi ricordo una volta sul treno che ero salito con un gelato in mano, era la mia prima settimana di Giappone, anch'io sono stato lo straniero scemo che adesso critico in ogni video, però ragazzi, in mia difesa, nelle stazioni, proprio sui binari, vi vendono i gelati nelle Jidohanbaiki, ovvero nei distributori, cioè te lo mangi, poi arriva al treno e sali. Adesso so che assolutamente non si fa, però mi chiedo scusa, anche voi giapponesi, se non volete che uno si mangi il gelato sul treno, non mettete i distributori così sui binari, perché è normale che uno straniero si confonda, pure io mi sono confuso. Vabbè, detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, commentate con la vostra opinione e ditemi se in Italia vi è capitata una situazione simile magari, o se vivete in Giappone, avete vissuto qualcosa di simile, se vi è successo. E niente, che dire, un mega abbraccione da Seba e noi ci vediamo venerdì all'1:45, mettetevi giù la sveglia. Ciao!